C'è un esercizio critico continuo della mia ragione sulle cose del mondo, ma il mio sguardo vero, quello più antico mio, quello più arcaico, quello che io ho avuto nascendo, che mi sono formato nella prima infanzia, il mio sguardo originario è uno sguardo sacrale sulle cose. Vedo il mondo come in fondo lo vedono quasi tutti coloro che hanno la vocazione poetica, cioè come un fatto miracoloso e quasi sacro, e niente riesce in fondo a dissacrare questa mia sacralità fondamentale. Io penso che nessun artista in nessuna società è libero, essendo cioè schiacciato dalla normalità e dalla media di qualsiasi società dove gli viva. L'artista è in un certo senso una contestazione vivente, egli rappresenta sempre l'altro di quell'idea che ogni uomo ha, in ogni società ha di se stesso. Un margine anche minimo, magari che non si può nemmeno misurare, di libertà, secondo me c'è sempre. Non so dirti fino a che punto questa sia libertà, non sia libertà, non so cosa sia, ma certo che c'è qualcosa che sfugge alla logica matematica della cultura di massa, ecco, ancora per adesso. Che dobbiamo fare, intanto? Che dobbiamo fare? Essere coerenti con le proprie idee e cercare di fare quel minimo che ognuno può, quello vuol fare. Insomma, credere. Ma anche non credere, basta che il non credere sia dinamico. Molte volte uno che non crede e fa di questo suo non credere una bandiera, porta qualcosa. Ma la realtà vera è poi che l'uomo contemporaneamente non crede e crede. Ma bisogna di credere o non crede? Ah no, credo e non credo. Questa è la risposta.